Siccome il video dove analizzavo Star Wars e tutti i film in poche parole vi è piaciuto molto, ma soprattutto è piaciuto tantissimo a me farlo, ho deciso di provare a riproporre questo stesso format, però utilizzando una cosa del tutto italiana questa volta. Siccome quasi un anno fa è uscito Odio l'estate di Aldo Giovanni e Giacomo, mi sono detto, perché non usare loro? Anche loro hanno fatto molti film che secondo me sarebbero perfetti per questo nuovo genere. Quindi ragazzi, vi presento ufficialmente, in poche parole, Aldo Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba. Questo film si può riassumere in un'unica cosa, la sclerata di Aldo che non si capisce se è improvvisata oppure se è veramente al telefono con il suocero. Così è la vita. Incredibile quante rivelazioni ci siano in un solo film. Tutti gli uomini del deficiente, anche se non sono loro i protagonisti in prima persona, si sente benissimo che il film è un successo solo grazie a loro. Chiedimi se sono felice, una domanda a cui nessuno riesce a essere completamente sincero. La leggenda di Al, John e Jack, un piano così infallibile non lo vedevo dai tempi di 007 Goldfinger. Tu la conosci Claudia? Chi è Claudia? Io ne conosco tantissime. Ampla Red al cinema, perché cavolo non hanno messo tutti gli sketch? Il cosmo sul comò. In una galassia lontana, lontana, non ci saranno mai le risate che ci facciamo qui con loro. La banda dei Babbi Natale. Prima o poi riuscirò a trovare un altro film che riesce a mischiare fantascienza con le cose natalizie. Aldo che impersona Neo di Matrix. A Mutta Mudica al cinema. Anche qui stessa cosa di Ampla Red, perché non hanno messo tutti gli sketch e soprattutto in retroscena. Il ricco, il povero e il maggiordomo. Guardatevi questo anziché Oliver Twist oppure il principe e il povero della Disney e fatevi due risate anziché piangere. Fuga da Reuma Park. Hanno voluto proporre dei loro vecchi sketch sforzandosi di far ridere. Non è assolutamente il loro classico stile questo film. Odio l'estate. Così è come sei prima di vederlo. Fuga da Reuma Park è stata una schifezza. Sicuramente anche questo non sarà da meno. Così è come sei dopo averlo visto. Non mi importa niente. Io compro il biglietto e me lo vado a rivedere almeno altre 50 volte. È il più bel film dell'anno. Aldo, Giovanni e Giacomo. Non hanno assolutamente finito la loro carriera. Hanno tantissimo da insegnarci e ancora moltissimo da mostrare. I loro sketch sono inimitabili e loro resteranno per sempre i più grandi comici italiani che siano mai esistiti. Hanno iniziato con Mai dire gol, hanno continuato con gli sketch in varie reti televisive, poi sono sfondati al cinema, hanno prodotto i loro spettacoli, sono andati anche a Che tempo fa. Loro sono intramontabili e indimenticabili. Aldo e il suo immancabile accento siciliano che rende le scene perfette e super esileranti con le sue sclerate. Giovanni Storti che è un autentico maestro del trasformismo che sa impersonare ogni cosa e fare anche tantissime voci diverse. Giacomo, la voce della ragione che, contornata dalle sclerate e dalle pazzie degli altri, rende gli sketch indimenticabili e perfetti. Bene, ragazzi, anche questo video termina. Io spero che vi sia piaciuto e che condividiate con me quello che ho detto sui film di Aldo Giovanni e Giacomo perché sono veramente dei film stupendi. Io non sono d'accordo con chi dice che solo Tre uomini e una gamba sia un bel film, perché bisogna vedere al di là del fatto risata. I film di Aldo Giovanni e Giacomo sono situazioni reali che riescono a mischiare il comico con il culturale, con lo storico, con il drammatico, con il romantico, tutto questo. I loro film sono bellissimi, quelli molto di più e quelli un po' meno, ma che comunque sono belli. Ciao ragazzi e fatevi tante risate con loro.